Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa sera riflettori accesi sul tema dell'acqua in Abruzzo. L'acqua che è una grande risorsa, un bene comune, una delle realtà che però vivono una situazione di difficoltà legata in parte all'emergenza meteorologica, ai cambiamenti climatici, con il tema della siccità che riguarda inevitabilmente anche un territorio ricco di fonti d'acqua come la nostra regione, sia insomma difficoltà di tipo amministrativo, di tipo legato al governo di questa risorsa, alla gestione, su molti aspetti ormai da anni, per impianti che non sono stati manutenuti, per una difficoltà che porta quotidianamente a dei disagi ai cittadini e aumenti delle bollette, questo per quanto riguarda l'acqua potabile. Siamo reduci in queste ore da un guasto che è durato una giornata intera per la provincia di Chieti, quasi tutto il territorio è rimasto a secco per la rottura di una adduttrice, difficoltà addirittura con la chiusura delle scuole, non tutte dotate di autoclavi. Questi sono i problemi della quotidianità. C'è il tema del costo delle bollette, che è legato comunque anche a situazioni di rincari che investono un po' tutte le utenze, non soltanto quelle dell'acqua, e c'è il tema appunto delle infrastrutture. Tutta una serie di questioni, non soltanto legate all'acqua potabile, ma all'acqua in generale, sono state affrontate in questi mesi dal lavoro di una commissione regionale d'inchiesta che ha concluso il suo lavoro, almeno per quel che riguarda le audizioni in questi giorni, e che presto arriverà a depositare una relazione su tutto ciò che riguarda l'acqua in Abruzzo. A presiedere questa commissione è Sara Marcozzi, che salutiamo e ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Buonasera Presidente Marcozzi, che appunto ci anticiperà parte di queste conclusioni, e abbiamo al suo fianco anche due importanti esponenti, diciamo delle parti, in qualche modo a rappresentare il mondo ambientalista, ma anche quello degli utenti, dei cittadini, il Forum H2O, Augusto De Santis. Buonasera De Santis, bentornato nei nostri studi, e a rappresentare le società di gestione Alfredo Grotta, vicepresidente della Ruzzo Reti. Buonasera, buonasera a tutti. Grotta, buonasera, direttore. Avete peraltro oggi anche approvato l'ultimo bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2022 con un utile di quasi 850.000 euro. Naturalmente abbiamo scelto tra le tante società la Ruzzo Reti, anche perché la Ruzzo Reti è alle prese anche rispetto alle altre con il tema del Gran Sasso, del bacino idrico, insomma, che è una delle grandi questioni aperte nella nostra regione, ma non è l'unica. Diceva Marcozzi, è un po' un volo d'angelo su tutta la situazione dell'acqua in Abruzzo, quello che avete voi affrontato in questi mesi di lavoro per raggiungere delle conclusioni. Una commissione che lei ha fortemente voluto, che lei ha presieduto e che ora insomma sta completando il suo lavoro. Quali sono i primi risultati anche in termini di approccio da parte della comunità abruzzese rispetto ai problemi dell'acqua? Che cosa è venuto fuori? Allora, intanto devo specificare una cosa, che il tema dell'acqua è un tema enormemente vasto. Noi ci siamo concentrati, diciamo così, in commissione sull'utilizzo potabile, diciamo così, dell'acqua, quindi le sei società di gestione, ERSI, come funziona la gestione dell'acqua potabile, diciamo così, nella nostra regione. Poi c'è tutto il tema dei consorzi di bonifica, della depurazione, del Gran Sasso, insomma, che in sì, peraltro mesi... però i consorzi di bonifica sono venuti da voi, vi hanno trovato come interlocutori perché hanno dei problemi, detto c'è la commissione dell'acqua, soltanto alcuni, cerchiamo qualcuno che ci venga a sentire. Abbiamo convocato in realtà le associazioni di categoria degli agricoltori. I consorzi di bonifica li abbiamo convocati noi, sono venuti in realtà in audizione soltanto il nord e il sud, gli altri tre non sono pervenuti, e questo va detto, insomma. Ma insomma, il tema dell'acqua è molto ampio. L'approccio che noi abbiamo cercato di dare alla commissione, che io ho cercato di dare, è stato, al di là, diciamo, delle resistenze iniziali e dei sospetti iniziali, guardo Ruzzo Reti, dei sospetti iniziali, diciamo, di una santissima inquisizione, non era quello evidentemente il tema, non era quello il tema, anche perché insomma chi
gestisce oggi l'acqua nella nostra regione, sta pian pianino risanando tutti i problemi che si sono accumulati negli anni passati, quindi non era assolutamente questo l'intento. L'intento della Commissione è stato e sarà nella relazione finale quello di fornire, diciamo così, una visione più su quello che si deve fare che su quello che non è stato fatto in passato, mettiamola così. E le conclusioni a cui siamo giunti sostanzialmente è che diciamo il punto di caduta per migliorare in generale la gestione dell'acqua e quindi far sì che l'acqua potabile arrivi in tutte le abitazioni di tutti i cittadini abruzzesi, cosa che oggi non è scontata, al di là diciamo delle rotture saltuarie, ma non è scontata perché ci sono porzioni di territorio abruzzese che quotidianamente, tutti i giorni, tutto l'anno non ricevono l'acqua nelle case, e questo non è accettabile. Tentare di arrivare a dei costi, diciamo così, contenuti e di dare una gestione quindi uniforme su tutto il territorio. Come si fa? Con una gestione centralizzata, mettiamola così, con una gestione unica, e quando dico gestione unica non dico necessariamente il gestore unico, quindi la società unica, ma può essere un unico gestore, un consorzio di società di gestione come esistono per esempio nel nord Italia. Insomma, ci sono varie formule pubbliche che mantengono la gestione pubblica dell'acqua, e cosa diciamo fondamentale alla quale volevamo arrivare nell'indirizzare la gestione dell'acqua verso una direzione appunto di miglioramento della gestione, che possono essere imitati. L'unica cosa che dobbiamo fare è imitare, diciamo così, i sistemi che funzionano. Possiamo imitare il gestore unico di Regione Toscana, possiamo imitare il consorzio che gestisce le acque nel Veneto, consorzio di numerose società, mi sembra 13, 15, insomma tante realtà, funzionano entrambe, hanno mantenuto la gestione pubblica, diciamo così, dell'acqua, e quella è una cosa che si può fare. Bene, il tema dell'acqua cominciamo ad affrontarlo dalle sorgenti, grotte, anche perché insomma il Gran Sassoli è uno dei più grandi bacini idrici italiani, ancora vivi per nostra fortuna, anche perché insomma abbiamo visto le immagini del calderone anno dopo anno, dell'unico ghiacciaio che era rimasto nel centro-sud, che si è completamente disattivato, possiamo dire, non esiste più un ghiacciaio sul Gran Sasso. E quindi anche a fronte di una stagione come quella che ci siamo lasciati alle spalle, in cui soprattutto nella fase iniziale non ci sono stati accumuli di neve, intanto io le chiedo, proprio per stare sul concreto, le notizie che lei ha rispetto alle sorgenti, rispetto alla fruibilità dell'acqua e all'approvvigionamento per la prossima stagione primaverile, soprattutto estiva, perché insomma dell'acqua del Gran Sasso non si può fare a meno. Ma intanto la Ruzzoreti è un po' l'isola felice della regione Abruzzo dal punto di vista della distribuzione, della gestione del servizio idrico, perché è l'unico forse gestore che non soffre di razionamenti, che non ha sofferto di razionamenti della risorsa idrica, che è un sistema depurativo che permette a tutti i territori costieri di poter vantare le bandiere blu. Questo lo si deve a degli investimenti poi che si sono caratterizzati negli anni, perché insomma depuratori all'avanguardia, nuovissimi su tutta la litoranea, piuttosto che investimenti sulle nuove condotte adduttrici, permettono di poter guardare il futuro limitatamente ovviamente ai 40 comuni soci della Ruzzoreti con ragionevole ottimismo. Poi oggi abbiamo approvato il bilancio che prevede un utile di quasi un milione di euro, insomma, 850.000 euro, nonostante i maggiori costi relativi all'energia. Poi insomma, il presidente Marcozzi va il merito di aver fatto luce su una problematica che l'Abruzzo sente particolarmente, soprattutto in tanti territori, perché molte volte i gestori negli anni passati si sono trovati semplicemente a confrontarsi su alcune tematiche senza avere un'interlocuzione produttiva da parte della regione Abruzzo. Questa commissione io l'ho vista subito in maniera positiva, anche nella maniera nella quale è stata interpretata, perché faceva luce sulle problematiche dei gestori e sul fatto che
perché effettivamente dobbiamo dirci anche la verità, cioè 6 gestori in Abruzzo sono decisamente troppi, questo lo si vedrà anche nei prossimi bilanci, ci saranno tanti enti gestori che avranno difficoltà ad avere bilanci in positivo perché non sono in grado di affrontare quella che è una crisi, la crisi energetica, la crisi anche degli approvvigionamenti relativi alle materie prime. Noi per esempio, nonostante 4 milioni di euro in più di bolletta di energia elettrica e di circa 500 mila euro di materie prime, riusciamo ad essere in attivo. Questo non accadrà per altri gestori ed è giusto parlarne. Da qua a dire il gestore unico abruzzese con l'orografia della regione Abruzzo, con montagna, collina, pianura, con territori lontanissimi, comprendo che sia complicato, però quantomeno iniziare a parlarne e iniziare soprattutto a pensare di accentrare, di centralizzare alcuni temi per ottimizzare poi la gestione complessiva dell'intero servizio idrico abruzzese è sicuramente positivo. Dal punto di vista della qualità delle sorgenti, diciamo che il riscaldamento globale, l'aumento delle temperature porta necessariamente ad un abbassamento delle sorgenti, quindi il dato stimato in Italia è di circa il 20% in meno rispetto a tutte le sorgenti, e l'Abruzzo non è ovviamente da meno. Però c'è da dire che si è guardato attraverso anche al PNRR, attraverso degli investimenti come per esempio l'incremento del potabilizzatore di Montorrio Alvomano, che andrà non solo ad essere di ausilio alla provincia di Teramo ma anche a quei territori come per esempio la Pescara. L'Aca per esempio soffre tantissimo di razionamenti idrici. Quel tipo di implementazione del potabilizzatore ubicato in un paese, la provincia di Teramo, che è Montorrio Alvomano, servirà anche ad andare a colmare quelle risorse. Quindi sicuramente la questione è sicuramente critica. In passato si è definita severità idrica quella della regione Abruzzo, però per fortuna ci sono gli strumenti, e ha fatto bene la presidente Marcozzi a dire attenzione, perché abbiamo delle enormi opportunità in questo momento, cerchiamo di non farcele scappare perché possiamo risolvere quella che è una criticità avvertita da tanti cittadini. Augusto De Santis, premesso che ovviamente anche e soprattutto il cambiamento climatico è un effetto dei comportamenti dell'uomo, ma ci sono dei comportamenti dell'uomo specifici che possono essere attivati in questa regione secondo voi, che possano nello specifico ridurre il tema della siccità, ridurre il tema della mancanza d'acqua e anche della gestione migliore della sua distribuzione nelle case, dal vostro osservatorio? Certo, c'è una questione dei decisori. I decisori ancora non hanno, a nostro avviso, e ben venga quindi insomma, un punto focale come quello della Commissione e anche altri che ci dovrebbero essere in futuro, però poi ci sono le decisioni che devono essere prese in concreto. E vediamo che però poi si parla molto del tema acqua, poi però quando si tratta per esempio della tutela della risorsa, che è il primo punto, diciamo così, perché se uno non ha l'acqua, diciamo così, o ha un'acqua inquinata, diciamo, poi non la può utilizzare. Quindi io dividerei il mio intervento, diciamo, in due parti: la parte della necessità di tutelare la risorsa idrica, che noi abbiamo colpito molto con i nostri comportamenti dalle industrie. In Abruzzo abbiamo 800 siti potenzialmente contaminati, censiti, già censiti dall'ARTA, molti dei quali sono in procedura di bonifica. Bussi è il caso più diciamo eclatante, ma ce ne sono altri 799, magari di minori proporzioni, che però vanno a incidere sulla qualità dell'acqua sotterranea. Noi, a causa di questo inquinamento, abbiamo già perso delle importanti risorse idriche per l'idropotabile. Quindi noi dobbiamo, da un lato, i siti che abbiamo purtroppo già inquinato, li dobbiamo bonificare e pretendere la bonifica. Dall'altro lato dobbiamo evitare nuovi casi, non solo Bussi, nuovi casi Gran Sasso per esempio. Ecco, aver pensato la ferrovia Pescara-Roma, faccio un esempio per dire quanto c'è una arretratezza, diciamo così, culturale anche di alcuni progettisti probabilmente e dei decisori. Ecco, pensare di forare con una galleria il Monte Morrone, un chilometro a monte del punto delle sorgenti del giardino che alimentano con 1100 litri secondo l'acquedotto di Pescara e di Chieti, fare un buco appena a monte, col Gran Sasso abbiamo già visto
quali problemi ci sono. Questo vuol dire che non si è ancora percepito il fatto che noi dobbiamo garantire la tutela a monte, diciamo così, delle nostre risorse. Faccio un altro esempio: alle sorgenti del Pescara, che sono una riserva naturale, ancora non sono captate, danno 6.000 litri al secondo di acqua che non viene utilizzata per ora, ma che è un grande patrimonio, diciamo così. Basta pensare che l'acquedotto pugliese ha messo gli occhi sopra le sorgenti del Pescara a Popoli, perché in un futuro vorrebbe immaginare addirittura il trasferimento di parte di quell'acqua verso la Puglia. Ecco, quando si torna a parlare di questa, dell'acqua alla Puglia, dopo decenni dall'ultima battaglia, l'acquedotto pugliese l'ha messo nel suo progetto industriale un paio di anni fa, però per dire l'attenzione che c'è a una risorsa ancora non captata, ma che dà 6.000 litri al secondo. E se poi però la Regione Abruzzo autorizza cave appena a monte, ovviamente quell'acqua che esce dalla sorgente non è che esce solo lì, cioè si infiltra a monte. Se nel percorso sotterraneo in mezzo ci mettiamo un punto di pericolo, si chiama, cioè un'industria, delle cave che possono comportare il depauperamento della qualità dell'acqua, non facciamo un grande servizio al futuro, chiaro, dell'acqua. Lo dico perché, e forse la Commissione potrebbe prendere spunto, non so se l'ha già fatto, c'è una denuncia che noi facciamo da qualche anno, inascoltati. La Regione Abruzzo dal 2006 doveva fare la carta delle aree di salvaguardia, cioè pianificare a monte, cioè vedere dove sono le sorgenti e l'acqua potabile, sfruttabile anche, e a monte garantire la tutela da, appunto, attività che possono sversare, creare inquinamento di questa risorsa. Ebbene, la Regione Abruzzo dal 2006 doveva fare lo studio, lo ha fatto nel 2017 pagando oltre 400.000 euro di soldi pubblici per fare questo studio, che è stato presentato e oggi ce l'abbiamo nel cassetto da sei anni, perché? Perché è ovvio che bisogna mettere dei limiti allo sfruttamento dei territori, però quelli più importanti. Quindi questo è il primo aspetto. Se l'Abruzzo ha avuto una grave tragedia anche per la mancanza della carta delle valanghe, diciamo così, noi abbiamo adesso la necessità, l'obbligo di legge di fare questa carta delle aree di salvaguardia per porre dei limiti all'uso del territorio, puntuali, diciamo così. Ci abbiamo addirittura lo strumento scientifico prodotto con soldi pubblici e lo teniamo nel cassetto. Molto grave questo. Posso sollecitare una riflessione su quello che dice Augusto? È sintomatico che Regione Puglia sia già in grado di pianificare, come dire, come prendere l'acqua dall'Abruzzo, e quindi con un livello di infrastrutture straordinario, perché l'acqua deve essere materialmente portata dall'Abruzzo alla Puglia, e invece noi in Abruzzo ancora ragioniamo sull'impossibilità di collegare, no, e di interconnettere le reti dei sei gestori che abbiamo tutti in Abruzzo. Quindi è un livello di pensiero superiore che forse dovremmo sviluppare, perché ci sono, come dicevo, regioni... Ma che c'era già decenni fa, perché De Santis ricorderà le grandi battaglie per salvare l'acqua del Gran Sasso dalle mire pugliesi, ricorderà. Poi un conto è pianificarlo. Brotta con i concerti che si svolsero proprio... Per un conto è pianificarlo, poi un conto è però ormai l'interconnessione, guardi, allora io tutti, poi forse poi ci fermiamo, poi andiamo avanti. Su questo mi sembra un tema interessante. Tutti gli esperti che noi abbiamo, esperti nazionali che abbiamo audito in commissione, a partire da Mario Tozzi, che insomma è anche famoso, oltre che esperto, ma anche esperti come Drusiani, come il professor Mazzola, il professor... Mazzei, cioè tutta gente che dell'acqua ha fatto la sua vita professionale e non, ci ha detto sostanzialmente che il futuro è nell'interconnessione. È chiaro che non è semplice ipotizzare, progettare, realizzare e trovare i fondi per fare delle opere così importanti. Ma è anche chiaro che il futuro è quello, cioè portare l'acqua dove c'è bisogno, che l'acqua ci sia, dove l'acqua manca. Ma intanto cerchiamo di farlo in Abruzzo, dice l'Aruzzo in questa opera di solidarietà. Allora, noi ci fermiamo per una prima pausa, abbiamo parlato delle sorgenti, adesso parliamo della distribuzione e della nostra rete, che è un po' colabrodo ancora, purtroppo, a tra poco.
Siamo tornati in studio per parlare delle conclusioni della Commissione regionale d'inchiesta sull'acqua in Abruzzo e credo che tra i dati che poi verranno fuori nel dossier conclusivo, nella relazione che la Presidente Sara Marcozzi inoltrerà al Consiglio regionale per una discussione che avverrà molto a breve, ci sia anche il dato che tutti noi sempre riferiamo e che è oggetto anche di studi da parte delle associazioni, da parte un po' anche di enti e istituzioni interessate rispetto alla dispersione idrica nelle condotte. L'Abruzzo è una regione che aveva, si spera abbia sempre meno, reti colabrodo. Allora io le chiedo qualche dato rispetto ai vari territori per capire chi sta meglio, chi sta peggio e quanta acqua noi buttiamo sostanzialmente, la lasciamo proprio infiltrare nel territorio senza che arrivi al rubinetto di noi cittadini, quanto ci costa tutto ciò e soprattutto che cosa stiamo facendo a livello di occasioni come il PNRR e altre opportunità per rimettere queste reti perlomeno in esercizio. Presidente Marcozzi. Allora, la media di dispersione in Italia è, dati Istat, intorno al 40%, la media di dispersione in Regione Abruzzo è intorno al 50%, la media di dispersione nella provincia di Chieti, città di Chieti in particolare, è del 70%. Che cosa sono le dispersioni e le perdite? Nel bilancio idrico c'è una parte di perdita vera e propria, cioè proprio di rete, quella che si dice la rete colabrodo che perde acqua, e poi ci sono tutta una serie di utenze non censite. L'esempio del 70% è esattamente l'esempio di Chieti, cioè Chieti H purtroppo, ereditando la gestione dal comune di Chieti, ha ereditato oltre 100 utenze che non sono contabilizzate di fatto. E questo comporta anche, oltre allo spreco, oltre come dire, alla mancata fatturazione che sarebbe il minor danno, comporta anche non sapere quanta acqua viene consumata, quindi è una cosa gravissima. Che cosa si sta facendo? Ci sono poi dispersioni in tutti i gestori, chi più chi meno, mancata fatturazione, anche mancata riscossione di bollette, diciamo, no? Che molto spesso sono state lasciate correre, diciamo così, e adesso gran parte dei bilanci, come dire, che vengono anche un pochino recuperati, di risorse che vengono recuperate, la Ruzzo mi fa di sì perché è così, e anche perché hanno iniziato, come dire, a incassare queste bollette che non venivano richieste in passato, ed è una cosa molto importante perché si tratta, come abbiamo visto, come ci ha detto prima Ruzzo, di risorse importanti. Che cosa si sta facendo? Quando parliamo di reti colabrodo, è vero, è un'infrastruttura decisamente vetusta. Il primo passo al quale si è dedicato appunto il PNRR è quello della digitalizzazione di tutte le reti e distrettualizzazione, che vuol dire, cioè, un controllo dall'alto capillare di tutte le reti, in modo tale che dopo aver controllato tutte le reti si possa andare a individuare con un criterio di priorità dove intervenire. I fondi che oggi sono a disposizione di Regione Abruzzo, dei sei gestori che hanno partecipato ovviamente a questi bandi e hanno ottenuto intorno agli 80 milioni di euro, sono destinati proprio alla digitalizzazione e distrettualizzazione, cioè a un controllo migliore delle reti. Dopo questi interventi ci saranno altri interventi, evidentemente, che andranno poi a sostituire, ad affiancare le reti già esistenti per evitare appunto che ci siano ulteriori rotture, ma già il controllo delle pressioni, ad esempio, che può essere effettuato tramite la digitalizzazione e la distrettualizzazione, eviterà le rotture, perché molto spesso le rotture delle condotte sono dovute a sbalzi di pressione. Se noi riusciamo a controllare questo, riusciamo a controllare anche le rotture. Ecco, a proposito di Chieti, visto che si è soffermato su questa situazione, che è una di quelle più rilevanti, peraltro il cantiere è proprio di fronte qui alla nostra sede dove stiamo registrando questa Stavano lavorando. Ecco, qual è la verità su questo problema? La verità è
che da ultimo, diciamo così, la presidente di ACA ci ha chiarito che come in tutti, come dire, come in tutte le società che attendono una fornitura dall'estero, la fornitura ha tardato ad arrivare. Quindi sono i tempi che si allungano per questo motivo. Purtroppo c'è anche questo, oltre al rincaro dei costi dell'energia, delle materie prime e di tutto quanto, ci sono anche ritardi. Ci ha però assicurato la presidente Brandelli che entro la metà di aprile si dovrebbe risolvere definitivamente il problema e i lavori dovrebbero essere consegnati. Bene, dal punto di vista finanziario, che cosa rappresenta, ecco, lo stava già dicendo Sara Marcozzi, per il gestore il perdere il 50% di ciò che distribuisce, perderlo proprio, buttarlo, lasciarlo disperso nel terreno? Beh, intanto grazie della domanda, perché anche qui, diciamo, l'opportunità, insomma, Ruzzo Reti ha una dispersione delle reti, della risorsa idrica che si aggira tra il 25 e il 30%, quindi probabilmente forse la miglior percentuale d'Abruzzo sicuramente. È una dispersione che, insomma, poi tra l'altro è raro poter avere con un politico una conversazione così competente su questi temi. Grazie. Ed è veramente strano, quindi insomma è assolutamente apprezzabile. La dispersione può essere sia di carattere amministrativo, perché ovviamente ci sono utenze che non vengono fatturate. In più, in passato, tra l'altro, dal punto di vista della fatturazione, è vero che i gestori non chiedevano il pagamento della bolletta, cioè il pagamento della bolletta del servizio idrico integrato era rimesso un po' a un'intenzione dello spirito, no? Cioè alla buona volontà del cittadino. Ovviamente l'utenza idrica va pagata come tutte quante le altre. E poi c'è la dispersione riguardo alle reti. Il tema delle reti è un tema sul quale bisogna necessariamente investire, utilizzando le opportunità che in questo momento vengono messe a disposizione. Ruzzo Reti, tra l'altro, pur con questa situazione complessa, è riuscita anche ad avere una diminuzione della bolletta del 5%, per l'amore del cielo, non è tanto, però è anche vero che in un momento in cui c'è una bollettazione delle utenze, quindi energia elettrica, gas, che vanno in aumento, avere un servizio che va in diminuzione è assolutamente da guardare in controtendenza, e deriva proprio da una gestione direi oculata in questi ultimi tempi, perché c'è tra l'altro a questo si aggiunge anche un aumento degli investimenti che arrivano oggi a circa 11 milioni di euro, molti anche con risorse proprie. E investire sulle reti significa anche avere meno dispersione, quindi poter avere la possibilità di fatturare quanto effettivamente esce dalle sorgenti, poter raggiungere quel grado di efficienza che poi si richiede a un gestore che amministra le reti per conto dei comuni soci e quindi per conto del cittadino. Augusto De Santis, rispetto a questo tema, che insomma è un tema che poi riguarda direttamente l'ambiente, perché è l'ambiente che subisce anche gli effetti di questo mancato utilizzo della risorsa più importante della nostra natura. Beh, che acqua che viene sottratta alle sorgenti e ai fiumi per mandarla nei tubi, che poi la disperdono attraverso i buchi appunto con le reti colabrodo. Considerate che più o meno gli abruzzesi ogni giorno hanno 400 litri di acqua captata a monte, diciamo così, viene immessa nei tubi e poi ne utilizzano 200 litri, quindi in questo percorso ogni cittadino abruzzese perde 200 litri. Ovviamente tutta acqua poi che incide, cioè sui costi ovviamente, perché quell'acqua viene sollevata, c'è un costo energetico, quindi diciamo che i costi non dico si raddoppiano, però inutilmente. Quindi bisogna assolutamente rifare le reti in alcuni casi, soprattutto le adduttrici. Su questo quello che vediamo, e siamo molto preoccupati, è che ci sono progetti, anche la Ruzzo, che vogliono captare nuove sorgenti, fare nuove alte, nuove, e immetterlo in reti che perdono. È vero che la Ruzzo forse ha le migliori performance in Abruzzo, perché le altre sono catastrofiche, ma non è che bisogna accontentarsi del 25-30%, perché il livello, diciamo, da raggiungere di perdite cosiddette fisiologiche
nei sistemi più avanzati sono il 12-14%, 10%, quindi anche l'Aruzzo deve dimezzare le proprie perdite e pensare di andare invece a sottrarre addirittura magari nei parchi alle sorgenti altra acqua per immetterla in tubi che poi perdono è una follia, anche perché questi interventi non è che non costano nulla, sono interventi anche molto pesanti da un punto di vista economico, sono i soldi dei cittadini, delle tariffe che vengono spesi per fare captazioni nuove e poi si perde, l'acqua si riperde per strada. Beh, forse è il caso invece di intervenire molto in maniera più attiva sulle perdite nelle città, nelle adduttrici. Su questo vediamo che 80 milioni di euro sono molto pochi, noi più o meno pensiamo che servano circa 500-700 milioni di euro, servirebbe per recuperare tutti gli investimenti non fatti in questi 20 anni dalle società abruzzesi. In questo anche qui la politica deve dare delle risposte concrete. Se si pensa di andare ogni giorno al Ministero delle Infrastrutture per chiedere la terza corsia dell'autostrada, della litoranea, della 14, che per carità forse in un futuro, però lo stesso ministero dovrebbe finanziare questi centinaia di milioni di euro sull'acqua, noi pensiamo che la priorità assoluta sia andare a Roma a battere i pugni sul tavolo dei ministeri per chiedere i soldi per l'acqua, perché se no non ci facciamo turismo, non facciamo industria con l'acqua, cioè l'acqua è l'aspetto fondamentale del vivere civile, cioè pensare che due capoluoghi di provincia come Pescara e Chieti vadano in sofferenza idrica con razionamenti, quando e invece di pensare a risolvere questo problema si pensa di fare la terza corsia dell'autostrada, lo dico per fare un esempio di quello che la politica dovrebbe indirizzare le risorse rispetto ad alcune priorità assolute. Su questo anche la questione del Gran Sasso, vediamo che ci sono ritardi eccessivi, grazie alle nostre lotte, da un lato sono state tolte alcune delle sostanze chimiche pericolose che minacciavano la risorsa, però poi bisogna rimettere a posto i tubi lì dentro, ci sono 120 milioni di euro disponibili da anni, i progetti devono arrivare, c'è un commissario straordinario che però sono ormai passati anni. No, non si sa quanti commissari sul Gran Sasso. No, ci sono più commissari, però diciamo che ce n'è uno. Noi abbiamo un po' contestato, un po' polemizzato sul fatto che per fare hanno fatto delle verifiche sui pozzetti, hanno fatto venire 50 conferenze stampa, hanno fatto su una cosa che in altri paesi è una questione routinaria, per carità, meglio, prima non si faceva, adesso è fatto, ben venga, però ecco, bisogna anche equilibrarsi sul fatto degli obiettivi da cogliere. Una cosa devo dire ad onor del vero, sì. Io faccio il presidente della commissione, sono un componente del consiglio regionale di opposizione, ok? Gli 80 milioni di euro destinati alla digitalizzazione sono degli 80 milioni di euro preliminari per, come dire, fotografare. Quindi è d'accordo che non saranno sufficienti per risolvere il problema? No, ma non è che sono d'accordo, io so perché sono venuti in audizione l'assessore Imprudente, il presidente Marsilio nell'ultima audizione a dirci che ci sono progetti 500 che milioni partiranno di euro in tutto, sì. Che partiranno, nel senso che sono già cantierabili per 350 milioni di euro, sì. E quindi ci sono dentro ovviamente le sostituzioni delle condotte, gli affiancamenti delle condotte, eccetera, ma potenzialmente fino a 500, stanno chiedendo e chiederanno fino a 500 milioni di euro. Diciamo il monte interventi a detta dell'assessore Imprudente che butta dentro anche la depurazione e veramente tutto quello che attiene all'acqua per diciamo ammodernare tutte le reti e i depuratori ammonterebbe a circa 800 milioni di euro che sono raggiungibili, sì. 800 milioni di euro questi, non sono pochi. Alcuni di questi interventi per onestà intellettuale va detto, insomma. A maggiore chiarezza, alcuni di questi interventi sono già stati in qualche modo messi a terra, perché per esempio Vasto, che è l'epicentro del disastro della dispersione idrica in Abruzzo, quello che è successo in tutte le scorse estati è emblematico, sì. Le autobotti in mezzo alla piazza, Vasto è un centro turistico, già dallo scorso anno
alcuni interventi che sono stati minimali, che sono stati messi in, in campo dalla SASI, hanno sostanzialmente, non dico risolto il problema, perché hanno interconnesso le sorgenti che c'aveva la SASI. Esatto. E quello che dico io è: facciamo le interconnessioni tra i sei gestori e le reti dei sei gestori in modo tale da portare l'acqua ovunque. Dopodiché Augusto De Santis ha ragione quando dice che ci sono delle priorità, ma le priorità le dobbiamo vedere a bocce ferme, le mettiamo sul tavolo e pianifichiamo. Non possiamo, siccome il riscaldamento globale è una realtà, la siccità sta aumentando, è una realtà, i ghiacciai si stanno sciogliendo, questa è una realtà, bisogna capire come vogliamo farci trovare quando l'acqua magari veramente scarseggerà, perché adesso abbiamo il problema di evitare che si disperda. Tra qualche anno, spero di no, ma come dire, tutti gli scienziati ci dicono questo, probabilmente avremo il problema di reperirla l'acqua. Allora che cosa serve pianificare oggi gli investimenti sulle infrastrutture, certo, a non farci trovare tra 10-20 anni senza acqua affatto? E quindi è importante. Mi pare indispensabile. Ci fermiamo per qualche istante ancora, l'ultima pausa. Siamo tornati in studio, stiamo parlando della risorsa acqua in Abruzzo, degli esiti del lavoro della commissione d'inchiesta sull'acqua, che è anche una commissione sulle società che hanno in gestione questo servizio, questa distribuzione su tutta la regione. Abbiamo già parlato dello stato dell'arte. Un aspetto particolare, voglio chiederlo sempre alla Presidente Sara Marcozzi, che riguarda l'aspetto gestionale finanziario delle società stesse. Perché noi sappiamo che l'ACA ha dovuto chiudere un concordato proprio nei mesi scorsi, abbiamo parlato dei conti che invece vanno bene dell'Aruzzo, ma insomma, noi stiamo parlando di denaro pubblico, di società che sono emanazioni di comuni che svolgono un servizio indispensabile. Allora, lei è ottimista, lei è preoccupata sulla gestione finanziaria di queste società? Io nutro speranze, mettiamola così, nutro la speranza che si possa arrivare, ma insomma in parte l'ho detto prima, gli attuali presidenti stanno ovviamente facendo fronte a una situazione che hanno trovato, quindi è evidente, e anche questo per onestà intellettuale va detto, e le situazioni stanno pian pianino migliorando. Nutro però la speranza che si possa ragionare su economie di scala. Quando noi parliamo di bilanci in sofferenza, parliamo anche di sei più o meno grandi, ma insomma sei piccole società che devono contrattare il costo dell'energia da sole, contrattare il costo delle materie prime da sole, e che invece, unendosi anche soltanto con una centrale unica di committenza per iniziare, con un consorzio per iniziare, potrebbero fare massa critica e abbassare il costo delle materie prime e dell'energia, per esempio. Mi viene in mente CAM è la società che si occupa, diciamo, di Avezzano, che dà l'acqua ad Avezzano e al Fucino. CAM preleva l'acqua dai pozzi. CAM ha avuto, quindi, con un dispendio di energia elettrica straordinario. Poi anche tanti impianti di sollevamento. Il CAM ha degli impianti di sollevamento. CAM ha avuto nell'ultimo anno un aumento del costo dell'energia elettrica, parlo solo dell'aumento dell'energia elettrica, di 10-11 milioni di euro in un anno, quindi è chiaro che non è sostenibile. CAM è in una situazione di concordato preventivo, dovrebbe pagare 9 milioni di euro all'anno, deve pagare 9 milioni di euro all'anno di rata di concordato, ai quali si aggiungono 10 milioni di euro di energia. E questo che io dico, bisogna pensare a Regione Abruzzo come una regione solidale, con dei territori solidali tra loro, per questo cercare di arrivare ad una gestione unica che ottimizzi i costi, quindi li abbassi, magari si arrivi anche ad una tariffa unica, che non sarebbe sbagliato per tutti i cittadini abruzzesi pagare, come dire, tutti quanti lo stesso costo, una gestione efficace e
raggiunto tutto ciò, potremmo dire, come avviene in altre regioni, che la regione Abruzzo ha una gestione efficace, efficiente, nonostante la gestione sia pubblica. Questo certo. È il mio sogno, diciamo. Allora, sulla tariffa unica chiedo subito, se è possibile, intanto all'Aruzzo, sono... poi all'Aruzzo chiederò anche qualcosa sul Gran Sasso, però intanto... Sì, sono obiettivi assolutamente ambiziosi, poi sai, laddove non arriva la cooperazione internazionale su grandissimi temi, magari arriveremo noi con la cooperazione idrica in Abruzzo, ma è auspicabile. Poi, tornando a alcuni gestori, gli impianti di sollevamento, il CAM per portare l'acqua la deve spingere a monte, quindi sono tutti impianti energivori e che portano una situazione assolutamente complessa, e in quel caso sicuramente avere una gestione unitaria, perché poi il codice dell'ambiente parla anche di unitarietà della gestione, laddove riconosce anche gestioni in salvaguardia per determinate questioni. Quindi si potrebbe in qualche maniera approfondire questo tema andando in direzione di un'unitarietà della gestione, che è poi anche quello che prevede il codice dell'ambiente. C'è bisogno di una grande maturità della classe dirigente politica per poter andare in questo senso. Non siamo, secondo me, pronti per il gestore unico, ma siamo pronti per accentrare determinati servizi che possono portare beneficio a tutti i gestori e quindi a tutti i territori. Questione che sollevava De Santi sul Gran Sasso, abbiamo tutti ricordato, insomma, comunque ci sono indagini in corso, quindi tutto dovrà essere chiarito nelle sedi opportune. Diciamo che non è una cosa strettamente al centro dell'attività della commissione d'inchiesta regionale, ma c'è oggi una maggiore sicurezza rispetto al fatto che quegli alert che arrivarono in ritardo rispetto alla situazione di inquinamento che si era determinata oggi non si possano ripetere nella tempistica, cioè al di là del numero dei commissari, al di là del numero delle inchieste, al di là di tutte le situazioni, ecco, voi che siete la parte lesa rispetto a quanto è accaduto in passato, siete più, insomma, in qualche modo dormite tranquilli nell'erogazione dell'acqua. Ma intanto partiamo da un presupposto fondamentale, che sull'acquifero del Gran Sasso insistono tre attività che sono tra loro confliggenti. Una è la viabilità autostradale, l'altra è l'INFN e la terza è il prelievo dell'acqua. Negli anni, sia per quanto riguarda la viabilità sia per quanto riguarda l'INFN, e qui sicuramente De Santis sarà d'accordo, l'acqua è stata vista come un fastidio. Questo ha portato inevitabilmente ad alcuni disagi dal punto di vista della qualità dell'acqua. C'è da dire che quello che è accaduto nel 2017 è un po' frutto anche di una cattiva gestione della comunicazione. I danni all'immagine che sono arrivati al nostro territorio sono di gran lunga superiore a quello che è stato poi in effetti il pericolo relativo alla qualità dell'acqua, perché poi l'acqua dipende sempre da quale lente di ingrandimento utilizzi, perché l'acqua defluisce praticamente tutto e ci puoi trovare qualsiasi tipo di sostanza. Dopodiché arriva la legge che ti dice entro quale parametro l'acqua può definirsi potabile. Oggi perché possiamo essere tranquilli? Perché per esempio per quanto riguarda la Ruzzoreti, oltre ad aver messo in campo dei sistemi di allerta preventivi, fa 2500 analisi l'anno, analizza 160.000 agenti chimici presenti, e quindi inevitabilmente oggi possiamo essere assolutamente tranquilli riguardo la qualità dell'acqua. Si può fare di più? Assolutamente sì, si può sempre migliorare, perché poi il rischio zero non esiste. Però dobbiamo fare i lavori. Mettere in sicurezza non è compito vostro. Certo. Però è importante sollecitare il fatto che i lavori, una volta, diciamo, almeno fermati i problemi più emergenziali, diciamo così, però poi i lavori di messa in sicurezza devono essere fatti. Perché sono passati anni ormai e non vediamo neanche il progetto esecutivo, diciamo così. Risale ai primi anni 2000, quelli che sono i primi lavori di messa in sicurezza del Gran Sasso risalgono ad oltre 20 anni fa, e venne tralasciata una parte. Oggi io conosco purtroppo conosco molto bene quella situazione. I lavori fatti nel 2006-2007 non solo sono stati parziali, ma sono stati, secondo
i tecnici che li hanno poi visti addirittura inutili, perché ci sono condotte che non vengono neanche usate, ci sono dei tubi abbandonati sostanzialmente dentro le viscere del Gran Sasso. Ora c'è un commissario che deve mettere riparo a questa situazione, questo commissario c'è da anni, adesso ha i soldi, perché magari non gli bastano completamente, ma sono 120 milioni di euro stabiliti da una legge del Parlamento, quindi siamo arrivati sì, a sì. quel livello. Siamo beh, adesso bisogna mettere in sicurezza i laboratori e il sistema di captazione rispetto alla viabilità. Bisogna fare dei grossi lavori che incideranno anche rispetto all'Aquilano, perché il Gran Sasso dà l'acqua anche nel versante aquilano. Appena hanno fatto piccole operazioni anche all'Aquila c'è stata un'emergenza improvvisa, diciamo così, gestita un po' male dal punto di vista della comunicazione. Ecco, noi dobbiamo però risolvere definitivamente questo problema, però vediamo che insomma, non si va avanti nei lavori. Bene. Sicuramente non bene, però quantomeno possiamo guardare con un po' di ottimismo il futuro, certo. Perché le analisi comunque vengono svolte e soprattutto le risorse economiche per poter affrontare questo genere di problema sono comunque a disposizione, ci sono degli organi che ci stanno. Ma a proposito di cose che ormai sono trascinate da decenni, sembra di fare sempre la stessa trasmissione, De Santis, il referendum sull'acqua pubblica è stato vinto nel 2001, esatto, e doveva sostanzialmente essere poi attuato anche con una legge del Parlamento. Ha vinto da chi? È stato vinto dai promotori della, dei cittadini che hanno votato. Non ci sono più i privati adesso nel mondo dell'acqua? Allora, De Santis. In Abruzzo quel referendum è stato fondamentale perché ha fermato l'onda privatizzatrice che imponeva di privatizzare. Oggi vediamo nel panorama italiano alcune società che erano state privatizzate prima del 2011 e vediamo che hanno gli stessi problemi, se non peggio, delle situazioni dove invece è rimasta pubblica. La gestione complessivamente è stata deficitaria sia col pubblico che col privato, però almeno il pubblico si può incidere, il cittadino può incidere più direttamente, anche perché gli amministratori di queste società sono scelti dai sindaci sostanzialmente, quindi il cittadino può incidere più facilmente rispetto a una multinazionale che ha una sede magari in qualche stato dove paga poche tasse. Quindi gli investimenti queste società private non l'hanno fatti in Italia, questo lo vediamo adesso con la crisi idrica praticamente dappertutto. L'Abruzzo in questo abbiamo resistito perché le sei società sono società seppur con statuto di carattere privato, diciamo così, perché sono SPA, però sono di proprietà pubblica, sono rimaste di proprietà pubblica, quindi è un nostro patrimonio importante che, come diceva la Presidente Marcozzi, non dobbiamo assolutamente pensare di privatizzare, cioè dobbiamo farlo rimanere in gestione pubblica, però dobbiamo pretendere appunto che siano efficienti nella gestione, che ci siano gli investimenti adeguati nelle reti, che la tariffa magari possa scendere soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Questo noi dobbiamo assicurare. Noi vediamo che adesso il tema dell'acqua con i cambiamenti climatici, che noi dicevamo da qualche anno, adesso c'è una consapevolezza più diffusa, vediamo che ci sono ancora queste contraddizioni che ricordavo prima anche nella programmazione. Adesso dobbiamo da un lato difendere la risorsa, questo è fondamentale, dobbiamo investire pesantemente sulle reti, questo è altrettanto importante, poi c'è tutto l'aspetto che oggi tocchiamo poco, però voglio ricordare che l'idropotabile è solo il 20% dell'uso dell'acqua, il 60% è agricoltura, il 20% è industria. Ecco, l'uso dell'acqua in quegli altri due settori è altrettanto importante metterli sotto i riflettori. Certo. Perché il fucino, per esempio, che dà una parte importante del PIL agricolo regionale, è in una forte di stato sofferenza, noi dobbiamo garantire che l'irrigazione venga fatta in maniera con i sistemi più all'avanguardia. Si va in Abruzzo, si va ancora con un'irrigazione diciamo degna di 40-50 anni fa, adesso ci sono l'irrigazione a goccia, queste cose qui, ci sta le cose satellitari, cioè ma anche sull'industria ci sono state tutte le criticità della diga di Chiavo
Fauci sul vaccino, sì, del, ci sono quindi delle, abbiamo industriale, la, forse da un lato abbiamo un gap talmente forte che possiamo recuperare, quindi è anche facile un po' recuperare, perché abbiamo talmente dei buchi neri, diciamo così, che dovunque agiamo miglioriamo, ecco, sì, abbiamo... sì, quello che dico io, siamo rimasti talmente tanto indietro, ecco, rispetto ad alcuni che abbiamo tempo per recuperare, diciamo, non abbiamo fatto tanti errori. Tornando alle reti idriche, Chieti in quelle condizioni perché ha la rete dei primi del Novecento, cioè di 100 anni fa, ecco, siccome se non si interviene è un po' come i ponti, diciamo così, l'Italia purtroppo va sempre un po' alla rincorsa, crolla il Morandi e ci accorgiamo che il cemento armato dura 50 anni più o meno, se non lo devi mantenere, certo, e le reti certo. idriche la stessa cosa, e se non fai la manutenzione quello dopo allora, un po' inizia a rompersi. Grazie, io sono alle conclusioni che ovviamente affido alla Presidente Marcozzi per chiederle qual è il risultato politico di questa commissione, perché la commissione, ricordiamo, è una commissione d'inchiesta a tutti gli effetti, da un certo punto di vista è avvocato anche i poteri della magistratura, quindi di fare domande alle quali non ci devono rispondere, non ci si può sottrarre nel emanare sentenze, però il dato che lei consegnerà con questa relazione di quante pagine? Al momento sono sopra la cinquantina, allegati esclusi, però abbandoni degli allegati che poi aiuterà, insomma, facilmente leggibile, che noi naturalmente quando sarà pronta la pubblicheremo magari integralmente anche sul nostro sito in maniera che sarà di ancor più ampia diffusione, insomma, consegnerà delle conclusioni politiche. Quali sono le conclusioni politiche? Allora, il dato politico intanto è essere riusciti innanzitutto a fare dell'acqua un tema centrale nella nostra regione, perché in passato sì, se ne è parlato tanto, ma per la prima volta io ho visto tutti i consiglieri regionali di tutti gli schieramenti seduti intorno a un tavolo a cercare di capire come sono venuti solo all'inizio. Beh, qualcuno di più, qualcuno di meno, come accade sempre, è fisiologico, ma diciamo... tutti con lo stesso obiettivo, cioè quello di cercare di migliorare la gestione del sistema idrico integrato nella nostra regione. La stessa cosa posso dirla per la prima volta con le parole del presidente di Ersi Merolli, che ci ha ringraziato in commissione perché da quando esiste la commissione, lui ha detto, diciamo, ha trovato una maggiore collaborazione tra le 6 società di gestione e con le 6 società di gestione, che all'inizio diciamo, si era evidenziata una sorta di criticità. Detto questo, il risultato politico che io vorrei portare e che porterò è che migliorare la gestione, migliorare le infrastrutture, abbassare le dispersioni, abbassare la tariffa, abbassare i costi e pensare al futuro non è impossibile, cioè noi ci stiamo dicendo che in alcune regioni lo si fa già, per cui basta fare esattamente quello che si è fatto in altre regioni. Questo è il momento storico in cui si può fare, perché ci sono molti fondi a partire dal PNRR, stiamo rimodulando, modulando la nuova programmazione dei fondi europei, insomma questo è un periodo assolutamente favorevole. E a Marsiglio che vi ha detto a questo proposito? C'è Marsiglio ci ha detto che, devo dire che Marsiglio ci ha detto in commissione che condivide le nostre conclusioni, cioè ci ha detto che dobbiamo pensare all'interconnessione tra reti, cosa che io sto dicendo insomma da mesi. Lo ha detto, devo dire, anche il ministro Lollobrigida la settimana scorsa, per cui diciamo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. È vero quello che dice Augusto De Santis, cioè adesso sappiamo quello che dobbiamo fare, ce lo siamo detti, abbiamo i soldi, lo dobbiamo fare. Bene, grazie Sara Marcozzi, grazie Augusto De Santis, grazie Alfredo Rosa, grazie a tutti voi, naturalmente appuntamento alla prossima settimana con i fatti e le opinioni. Arrivederci.